Il TAR ha congelato per il momento la tassa d'imbarco, non accogliendo il ricorso di Save, la società che gestisce l'aeroporto di Venezia, ma rimandando al 24 maggio l'udienza. La tassa di 2,50 euro, aggiuntiva ai 6,50 euro operativa in tutti gli scali, deliberata dal Comune per incrementare le entrate necessarie per i servizi della città, dato che dal 2024 finiranno i fondi della legge speciale, non piace affatto alle compagnie aeree. Wizz Air, nel presentare un nuovo collegamento tra Venezia e Verano in Armenia, annuncia una rivisitazione dei suoi piani di volo. A dire la verità, noi riteniamo che una tassa non abbia effettivamente senso. Pensiamo che l'abbiano imposta solo per ridurre il numero di visitatori di chi arriva a Venezia, ma non pensiamo che comunque su di noi, che siamo una compagnia che vola tutto l'anno, abbia senso imporre una tassa di 10 euro che, dato che i nostri prezzi hanno un costo medio tra i 60 e i 70 euro, sarebbe veramente un'imposizione molto forte. Sarete costretti ad aumentare i biglietti in caso? Se il prezzo effettivamente dovesse aumentare, per noi sarebbe da rivisitare tutta la politica per vedere quanti passeggeri poter portare in Italia, perché sarebbe un aumento effettivamente che ci renderebbe difficile poter continuare a far viaggiare altrettanti passeggeri. Si è andato con questo ricorso al TAR, è stato tutto rimandato al 24 maggio, dal punto di vista legale si vedrà come cosa decide il Tribunale. C'è da dire che il nostro punto di vista per quel che riguardano i flussi turistici è di garantire una stagionalità più omogenea durante l'arco dell'anno. Durante il periodo estivo non penso che la tassa avrebbe alcun impatto, c'è da dire però che durante il periodo invernale, quando le tariffe sono più magre, ovviamente è stato detto anche in conferenza stampa stamattina da parte del vettore che potrebbero essere rivisti i volumi che metteranno a disposizione. Questo è stato detto non soltanto da Wizz Air ma da altri vettori in altre occasioni, per cui va contro quello che è mantenere un'omogeneità nella stagionalità dei flussi per Venezia. Per il momento però i biglietti non sono aumentati. No, diciamo no, i biglietti vivono di vita propria.